Lupo Grigio, attentatore del Papa, la tua impressione, che avevi davanti, che impressione hai, che giudizio dai di Beh, questo guarda, è uomo? una persona completamente diversa da quella che conoscevo attraverso i giornali e la televisione. Sai, quel personaggio un po' sparone. Montato, certo. Montato nel senso gonfiato. Sì, quando siamo rimasti soli, che quelle persone che stavano con noi sono uscite, è proprio cambiato, ha cambiato tono. Una persona timida, sembrava. Semplice. Lui mi ha detto: io ti dico la mia verità, io sono stato in carcere, quindi però le cose che ho saputo sono queste, quindi io voglio aiutarti il più possibile. Io ti dico queste cose, poi fai te i tuoi passi. E lui mi ha detto chiaramente che è stata rapita dal governo Vaticano, come sentito adesso. Mi sono fatti aiutare dalla CIA e dal SISMI, il SISMI per operare fisicamente il sequestro, la CIA per gestirlo. E mi ha fatto dei nomi, mi ha detto di andare in Vaticano dal... lo dico, il cardinale Giovanni Battista Re, mi ha fatto proprio questo nome, cioè vai dal cardinale Giovanni Battista Re. Re, Giovanni sì, che Battista conosco, sì, all'epoca stava l'assessore alla segreteria di Stato. Ma io il problema è che quando sono tornato speravo che mi chiamasse la magistratura, no, per sapere, perché ho avuto un incontro privato, ho fatto sapere che mi aveva fatto dei nomi, mi ha raccontato tantissime cose, quantomeno per sapere cosa ti ha detto. Invece non mi hanno chiamato, un anno dopo gliel'ho detto io, però non mi hanno fatto verbalizzare niente, non mi ha ascoltato. E la registrazione ce l'ho sul telefonino. Quando sono andato da Re, gli ho detto qua la registrazione, la voglio ascoltare, mi ha detto no, non mi farà sentire niente perché tanto sono tutte fantasie. A volte non so, guarda, a volte ho dei momenti che non so a chi rivolgermi. Tu Marcinkus lo sollevi del tutto da queste... Ma non ci posso mettere la mano sul fuoco, io per quello che lo conosco sicuramente, secondo tu detto me una non cosa, era... Tu mi hai detto una cosa straordinaria l'altra volta, perché mi hai detto, dice, guarda, la banda da Magliana, il Prezzemolo, Marcinkus, poi alla fine ci stanno sempre bene in mezzo, perché era il capo delle opere, il presidente dell'Istituto delle Opere sì. Religiose. Quindi... Lui è morto, De Petris è morto, secondo loro, Emanuele è morto, quindi fine della storia. La mia paura era quella, che si chiudesse la storia con una verità... Con una falsità. Con una verità non vera. Cioè, probabilmente la banda di Magliana, secondo me, ha avuto un ruolo marginale, nel senso che... No, no, falsità su Emanuela, immagino, perché poi... Sì. Tutto il resto... Sì, che poi la Minardi, l'amante di De Petris, che ha fatto queste dichiarazioni... Però nessuno parla della moglie di De Petris, e questo a me da... La signora... la signora De Petris ha una moglie. Voglio dire, si chiama Di Giovanni, Carla Di Giovanni. Sì, che poi lei, mi sembra che da qualche parte ho letto che lei ha detto che le dichiarazioni che ha fatto la Minardi sono gran lei sarebbe parte disposta false. Anche ad andarsi a riprendere suo marito dalla Basilica, dove è sepolto a Santa Apollinare. Eh sì, ma non voglio, ma anche il Vaticano ha detto per lui non c'è problema, anche perché, no, perché comunque non serviva autorizzazione. No, perché la signora De Petris chiede in cambio quello che gli ha reso per seppellirlo lì. Quindi questo, certo. Se no parliamo di che? Di che parliamo? Vogliamo parlare di cose? Io per rispetto, allora, già per rispetto di qualcuno, che sono tanti, grazie a Dio, che mi ascoltano. Poi per rispetto di Pietro Orlandi, per rispetto del papà della Celentano, di quella che dice che Angela è viva, per rispetto di tutte quelle persone, come quel signore che sta lì, che è morto per la verità, che si chiama Giovanni Falcone e che ha questa bellissima immagine sulla maglia stampata. Io l'ho detto non con incoscienza, sono l'uomo con più problemi, no, grazie, con più difetti del mondo, sono veramente un difetto fatto persona. Però mi sono appassionato a questo lavoro cercando di dargli questo taglio anche al giornalismo, alla ricerca, alla comunità, altrimenti parliamo di fesserie. Si parla dell'amante, si parla di Giordano il calciatore, nel senso poverino se è coinvolto. C'è la signora De Petris, si chiama Carla Di Giovanni, viene da una delle famiglie migliori che ci siano a Roma, persone per benissimo. E di che stiamo parlando? Basterebbe andare dalla signora Carla e chiedergli, signora Carla, che tra l'altro mi permetto di fare questo, e lo dico anche a chi ascolta e è della famiglia, quando potevo farlo per altri motivi non l'ho mai fatto, lo faccio oggi perché la signora credo abbia scritto la prefazione del libro di Nicori, di Pino Nicori, possibile che mi ha sorpreso anche il fatto che abbia scelto questa cosa qui, ma la signora Carla Di Giovanni in De Petris è disposta ad andarsi a riprendere Renatino a Santa Apollinare, chiede alla chiesa che gli venga, io mi porto via mio marito e loro mi ridanno quello che io gli ho dato per seppellirlo. Certo, so che ha speso parecchio per sistemare, tre valigie gli ha dato, io non so che c'erano dentro le valigie, per cui
Questa è la verità. Poi altrimenti possiamo parlare pure di una bellissima immagine che vede al di là del vetro, ma sarebbe qualcosa di contestualmente limitato. E per rispetto di questa bellissima immagine e per rispetto di questa storia dolorosissima, che è una storia di verità. La storia di Emanuele Orlandi non è un caso, è una storia, è una pagina che si chiama Verità. E scriverla definitivamente, dando la giusta ricerca, dare la giusta verità a questa storia, significa acquisire noi un elemento valoriale, inestimabile, come la verità. Perché il caso Emanuele Orlandi non è più un caso familiare, un caso fraterno, è un caso nazionale, è un caso di giustizia italiana. A dopo.